Ho scelto questo argomento perché sembra sempre molto, come dire, futuristico, ma in verità è qualcosa che appare nella nostra vita di tutti i giorni. Sembra quasi descrivere scenari distopici, ma ho deciso di partire da tre esempi che sono realmente accaduti per spiegarvi quanto la biometria, le tecnologie biometriche siano ogni giorno nella nostra realtà. Allora, il primo caso è un impiegato che utilizza semplicemente il suo volto, analizzato da una telecamera, per entrare in un deposito di materiali pericolosi. Il secondo esempio è un bambino a cui viene chiesto di usare la sua impronta digitale per accedere alla mensa della scuola. E il terzo esempio è un migrante che viene interrogato al confine orientale dell'Unione Europea con l'ausilio di una macchina della verità, che semplicemente interpreta le sue espressioni facciali. Allora, questi tre sistemi hanno in comune proprio l'utilizzo di tecnologie biometriche, che possiamo descrivere come processi automatici che sono utilizzati per riconoscere un individuo, una persona, tramite l'analisi di sue caratteristiche fisiche, psicologiche, comportamentali, quindi tutto quello che quella persona è, in sintesi. Quindi diciamo che sembra sicuramente da un punto di vista tecnico complesso, ma in verità non è poi così complesso. Il funzionamento possiamo descriverlo principalmente in due fasi. La prima fase, è un momento in cui viene creato il cosiddetto template, cioè l'algoritmo misura, semplicemente applica delle misurazioni, ad esempio in caso di un volto tra naso orecchia, naso bocca e così via. Quindi una volta calcolate queste misure, prendendo in input un'immagine, va a salvare il risultato all'interno del suo archivio. Seconda fase, ogni immagine che viene inserita in input in questo sistema viene confrontata con l'archivio dei template. Se si trova un match, il soggetto è identificato, è autorizzato e così via. Quindi il funzionamento non è complesso. Ovviamente se scendiamo nei dettagli diventa anche estremamente complesso, ma capire la tecnologia da un punto di vista di insieme è molto importante. Soprattutto è inconfutabile l'utilità di queste applicazioni. Al giorno d'oggi molti di questi strumenti ci stanno semplificando effettivamente compiti che prima erano molto onerosi. E a primo sguardo diciamo che questi compiti possono essere svolti quindi in una maniera meno costosa, più sicura, più rapida e sembra anche con meno errori, perché una macchina potrebbe svolgere compiti in modo più, come dire, più lineare e producendo meno errori. Ma a quanto pare, le prime applicazioni che sono state deployate sul campo, che sono state analizzate, ci dicono che invece qualcosa non sta funzionando nel verso giusto. Ovviamente, anche qui ho provato a selezionare alcuni dei principali problemi. Partiamo da una situazione molto semplice che chiunque lavori nel mondo della protezione dei dati teme, cioè un data breach. Se un template biometrico, quindi quella famosa misurazione iniziale, viene rubato, cosa succede? Ecco, è fondamentale capire la differenza con una semplice password. Se viene rubata una password che ci permette di accedere a un sistema, la password la possiamo cambiare se ce ne accorgiamo, insomma, i rischi possono essere limitati. Se vengono compromesse informazioni biometriche, invece, non possiamo andare a modificare le caratteristiche che sono state date in input a questo algoritmo, che fanno invece parte delle informazioni biologiche specifiche di ogni singola persona, di quella singola persona. E quindi sono informazioni permanenti nel tempo che non possiamo dissociare. Io non posso cambiare i tratti del mio volto. Questo è il motivo per cui i dati biometrici godono all'interno del framework della protezione dei dati, del GDPR in particolare, di una protezione superiore e infatti possono essere trattati solamente con il consenso del soggetto interessato o in altre situazioni molto limitate. Una seconda situazione è cosa succede se quella caratteristica biometrica che viene utilizzata è stata invece riprodotta. Questa sembra fantascienza, ma è possibile ed è già anche accaduto, l'ho visto succedere con costi molto bassi, semplicemente stampando una maschera 3D che riproduce il volto di una persona partendo da due fotografie.
E quindi potete immaginare quanto sia complesso riuscire a, come dire, prevenire questi tentativi di invasione in sistemi che sono protetti tramite strumenti biometrici. Quindi sì, anche i sistemi biometrici possono essere aggirati. E quindi il magazzino delle sostanze pericolose di cui parlavamo prima, può ricevere visite indesiderate oppure un'altra persona può accedere alla mensa e così via. Ma diciamo che il problema più complesso che sta alla base delle discussioni che stiamo facendo in questo momento a vari livelli è cosa succede se l'algoritmo sbaglia. Dobbiamo sicuramente ricordarci una caratteristica fondamentale di questi sistemi che funzionano con sistemi probabilistici. Quindi quando il sistema compara il template iniziale, la misurazione iniziale con la seconda immagine che è stata data in input, va a svolgere una serie di calcoli probabilistici e solo se supera una determinata soglia di probabilità, allora la persona è effettivamente identificata, la persona che sto cercando è quella che ho di fronte alla telecamera. Ma se viene calcolato male il template in origine, o se il sistema sbaglia a confrontare il template originale con il nuovo dato input, si generano errori di vario tipo. I più conosciuti sono i falsi positivi e i falsi negativi, quindi una persona identificata per errore, oppure il sistema riconosce una persona, insomma, non riconosce la persona corrente. Questo in gergo, può essere anche definito come il problema dell'accuratezza, cioè, che è un principio cardine di tutto il mondo della protezione dei dati. Soprattutto in questo ambiente serve lavorare sulla precisione degli algoritmi, degli strumenti, anche banalmente delle telecamere, degli scanner di impronte che vengono utilizzati. E quindi la precisione riusciamo ad averla solo quando abbiamo strumenti molto costosi. E questo si aggiunga a determinate ricerche che stanno emergendo di come, se acquisiamo un template oggi, banalmente le caratteristiche fisiche di una persona possono cambiare domani. E l'età influisce pesantemente sull'accuratezza di questi algoritmi e anche condizioni fisiche come possono essere paralisi, incidenti, possono avere impatti sull'output finale di questo sistema. Anche l'ambiente è una variabile da considerare perché in ambienti controllati, immaginiamoci un ufficio di banca, l'algoritmo funziona meglio, i rischi quindi sono più bassi, ma invece l'accuratezza in sistemi ambientali aperti, come può essere una dogana o un aeroporto, diminuiscono di molto l'accuratezza e la ben riuscita di queste operazioni. Immaginiamoci poi, ovviamente, in uno scenario post-pandemia in cui le mascherine saranno il nostro new normal, e quindi come riusciranno questi algoritmi a funzionare correttamente è un grande dubbio. Dunque, magari l'impiegato non riesce ad accedere al magazzino, il bambino non riesce ad accedere alla mensa e il migrante finisce in una lunghissima procedura che non gli permette di entrare nell'Unione Europea in tempo utile. Ecco, molto importante quindi esplorare i dettagli di queste tecnologie, ed è quello che abbiamo rilevato come EDPS, quello che insomma su cui stiamo lavorando da quando io ho avuto la fortuna di aggiungermi alla squadra, è che il dibattito di oggi è distorto proprio da una bassa comprensione di come queste tecnologie funzionano, più che dai dettagli legali. E soprattutto abbiamo notato una crescente estasi nell'utilizzo e nel promuovere quei sistemi che dovrebbe in qualche modo essere limitata, a fronte del fatto che queste tecnologie non sono infallibili, dovrebbero essere gestite insieme ai rischi per utilizzare i rischi per i diritti e libertà dei soggetti interessati, citando il GDPR. E quindi tutti questi chiari benefici, perché non possiamo negare che comunque chiari benefici esistano, che ci siano, devono essere soppesati attentamente con i rischi che queste applicazioni generano. È interessante però notare come proprio il GDPR ci dia una chiave di lettura fondamentale per trovare questo punto di equilibrio tra l'utilità e il rischio, cioè l'applicazione ai principi di necessità e proporzionalità che sono già stati anche menzionati dai relatori precedenti. Quindi la prima domanda che ci dobbiamo porre
Esiste uno strumento meno invasivo, magari addirittura più efficace, che può raggiungere lo stesso risultato? Immaginiamoci un doppio PIN per entrare nel magazzino di sostanze pericolose, piuttosto che una tessera magnetica per accedere alla mensa o un controlla campione da parte delle forze di polizia. Se questa alternativa esiste, dovremmo evitare di usare questi strumenti biometrici, perché potrebbero semplicemente essere la strada più semplice, meno costosa, più performante, ma con molti rischi alle spalle. E quindi qui, come sempre, si apre una grande domanda: quanto siamo disposti come società a dare in cambio di tutta questa efficienza? Soprattutto questo ragionamento deve essere fatto in modo ancora più attento in momenti come questi, dove siamo di fronte a necessità reali di ridurre i contatti sociali e le tecnologie biometriche potrebbero aiutarci, ma è proprio in questi momenti in cui non dovremmo cedere dietro a una serie di facili soluzioni. Secondo step è, se è proprio necessario utilizzare queste tecnologie, dobbiamo andare a verificare se l'utilità che genera questa applicazione è proporzionata con l'invasione che questa applicazione ha nella sfera privata delle persone. E questo è il punto più complesso, perché non si lavora più su una dimensione d'insieme, ma si va a lavorare sul dettaglio. Quindi dobbiamo andare a implementare misure di tipo tecnico, organizzativo, che possano calibrare la nostra soluzione al fine di renderla il meno invasiva possibile e quanto più proporzionata possibile. Quindi, ad esempio, nel caso dell'impiegato che voleva accedere al magazzino, anziché utilizzare lo scan del volto, utilizzeremo un'impronta invece che sicuramente ha un impatto che riduce, insomma, l'invasività di queste tecnologie. Potrà essere lui stesso a scegliere un'alternativa digitando un PIN, per esempio, e avrà strumenti per essere informato di come i suoi dati sono trattati, di cosa succede se non fornisce quei dati e così via. Quindi un'alternativa dovrebbe essere sempre lasciata. Questo è uno dei principi fondamentali che andrebbero sempre considerati quando si utilizza lo strumento biometrico. Non bisognerebbe mai imporre, applicando i principi del GDPR, andando anche a rileggerli in chiave applicativa, non bisognerebbe mai imporre una scelta take it or leave it, quindi o ti fai analizzare dal nostro sistema biometrico o non entri in Unione Europea. Diciamo che per questo, mentre implementare il controllo dell'accesso all'interno del magazzino che abbiamo citato prima, tramite i sistemi biometrici ha un impatto limitato alle sole persone che entrano nel magazzino, l'alta corte francese ha dichiarato illegale il trattamento dei dati biometrici di un liceo che voleva verificare le presenze dei propri studenti, perché il consenso era basato su un squilibrio di potere tra lo studente e la scuola. In Polonia l'autorità garante ha bloccato l'utilizzo degli strumenti di fingerprint per l'accesso alla mensa scolastica. In Italia, stesso tentativo di frenare questi sistemi, un sistema di videosorveglianza biometrico in un parco pubblico a Como è stato bloccato dal garante privacy perché non presentava le caratteristiche fondamentali per essere installato. E poi in Europa, in Unione Europea, Parlamento e Commissione Europea stanno valutando una moratoria sull'utilizzo di queste tecnologie di riconoscimento facciale prevalentemente negli spazi pubblici a carico delle autorità, finché non si riesca quantomeno a dimostrare che queste tecnologie non sono discriminatorie e che rispettano i diritti fondamentali. Tutto ciò potete trovarlo in un documento che è stato pubblicato a giugno scorso dall'EDPS, dal Garante Privacy Europeo, insieme all'Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati, dal titolo 14 Misunderstanding with Regard to Biometric Identification Authentication, 14 incomprensioni per quanto riguarda i sistemi di identificazione e autenticazione biometrica. Dunque, concludo con una battuta. Anche se è molto utile, cosa pensate ora del riconoscimento facciale dei nostri smartphone? Grazie a tutti e complimenti per la bellissima iniziativa.